E anche quest'anno siamo pronti al via, l'entusiasmo è forte, siamo pronti a ripartire. Anche un aretino alla mitica Dakar. Il team Rossi 4x4 è infatti nuovamente in partenza per l'Africa Eco Race, la competizione automobilistica che dal 4 al 19 gennaio 2020 si terrà su un percorso estremo che ricalca quello dell'indimenticabile Parigi-Dakar. Un aretino che fa qualcosa di importante per noi. È motivo d'orgoglio, l'abbiamo supportato, questa è la terza partecipazione, l'abbiamo seguito da lontano attraverso i social perché si può seguire tutta la gara, tutto il percorso, e siamo orgogliosi perché porterà con sé anche un pezzo d'Arezzo. L'equipaggio affronterà le dure prove sia per guida che per navigazione a bordo della Nissan Patrol 4800 benzina, che lo ha già portato a Dakar per due edizioni consecutive. Abbiamo piccole modifiche, nella vettura da gara abbiamo confermato il navigatore, Alberto Marcon, che è sempre al mio fianco con molta professionalità e tanta amicizia e rispetto reciproco, e questo è importante perché abbiamo una stima e fiducia inincrinabile, proprio veramente importante. Nel camion dell'assistenza abbiamo tre meccanici e Paolo Dalla Libera, che guiderà il camion, sarà anche colui che poi ha preparato tutto l'anno la macchina. Abbiamo Denis Giotto, motivatore, grande meccanico anche lui, insieme a Chiarel Diego, la nuova entrata, il terzo meccanico che porterà una spinta energia maggiore. 4.500 chilometri totali attraverso territori sassosi e mestosi, deserti di Marocco, Mauritania e Senegal, sino all'arrivo al Lago Rosa. Il 50% del percorso è inedito, abbiamo l'attraversamento dell'Italia, perché dal Principato di Monaco andremo a Savona in Italia per poter fare l'imbarco che ci porterà a Tangeri in Marocco. Dal Marocco è tutta la prima parte, le prime quattro prove sono tutte inedite perché il percorso sarà differente, è molto più a ovest dell'anno scorso, quindi tutto da scoprire, e è ancora più divertente perché se ci mettono delle difficoltà in più per noi sono motivo di divertimento.